qui, questo è un video informativo su quello che sta girando su internet con il nome di BlizzCon Disaster, cioè il disastro del BlizzCon. Ovviamente si parla del BlizzCon 2018, cioè quello che si è tenuto nel corso della settimana che ha dato verso oggi. Che roba è BlizzCon? Il BlizzCon è la grande convention, da cui convention, della Blizzard. La Blizzard è la casa produttrice Diablo, World of Warcraft, Warcraft, Starcraft, Overwatch, Heroes of the Storm. Quindi, insomma, roba grossa, appena dato una gomitata al computer. Roba grossa, ma roba anche particolareggiata, cioè la Blizzard è stata acquisita di recente da Activision, il che spiega un po' i disastri, perché sai, quando sei la casa che produce Call of Duty non mi aspetto niente da te. Cosa è successo al BlizzCon? Immaginate questo grande evento. Non mi ricordo in che anno al BlizzCon suonarono i Metallica, i Tenacious D, cioè parliamo di Jack Black e Kyle Gass. Quanto cazzo si saranno fatti pagare? Un bordello. Quindi capite che è una cosa che muove soldi, d'accordo? D'accordo? Muove soldi, muove tanti soldi. E quando tu sei un fan dei giochi della Blizzard, vai al BlizzCon. Vai al BlizzCon, generalmente la Blizzard muove anche un pubblico molto adulto, quindi mi immagino sti tizi che lasciano i bambini dai nonni, prendono, partono, vengono al BlizzCon perché è il BlizzCon, quindi è una figata in teoria. Grosso evento, luci fighe, chance di provare nuovi giochi, sempre della Blizzard. Cosplay. Mi nonno un cariola, insomma, c'è tutto al BlizzCon. Problema del BlizzCon di quest'anno era il fatto che i fan di Diablo si aspettassero qualche nuovo annuncio correlato al Diablo. Mi spiego. Era ormai un annetto, cioè è ormai un annetto che Diablo 3, l'attuale motore del gioco, cioè il gioco recente di Diablo, non è che riceva tante cose. L'ultima grande cosa nel 2017 era la patch del Necromante. Mo' quello che riceve so cosette, ok? No, cattivo, 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 cattivo bimbo, bimbo cattivo computer, cattivo computer, cattivo. Adesso sta ricevendo cose tipo: ehi, questa settimana doppio Goblin, che robetta. In più hanno fatto degli annunci tipo: vi daremo nuove news su Diablo molto presto, ragazzi. Quindi ecco che, dato lo stop agli aggiornamenti sensibili di Diablo 3, allora un giocatore di Diablo si aspettava Diablo 4 al BlizzCon. Un'aspettativa troppo elevata conduce ad una delusione troppo grande? Sì, ma qua non è colpa dell'aspettativa troppo grande, qua è colpa della Blizzard e dell'Activision. Che è successo? Ci vuole un po' di mimica per capire l'andazzo, perché è particolare. Inizia la fase Diablo della convention. Luci si abbassa, schermo, pioggia di coriandoli bianchi. Entra sto tizio. Già il tizio è sbagliato. Hanno messo lo stereotipo dell'informatico del cazzo. Cioè sto tizio, capanza, asiatico. Ragazzi, va bene tutto, conteremo gli stereotipi. Allora arriva sto asiatico capanza e fa: allora vi piace ammazzare i demoni, eh? E già cominciamo male. Già cominciato per terra. Ma cosa c'è di meglio di ammazzare i demoni? Ammazzare i demoni con la vostra famiglia. Qualcuno ha osato ridere a sta cosa. Ma già quando ha detto una cosa del genere, nell'anima proprio sentivo il dolore. E lì inizia tutta la filippica sul fatto: il nostro mondo è un mondo sempre più interconnesso. L'uso dei dispositivi mobili come il non te blocca, come il telefonino e il tablet è sempre maggiore.
E già avevamo capito tutti. Poi arriva il momento clou. Invece di Diablo 4, sto tizio che fa? E nomina Diablo Immortal. La nuova esperienza per mobile di Diablo. Potrete giocarla sul vostro telefonino. Silenzio. Qualche buco è là, ma qualcosa. Qualche buco. Arriva il momento delle domande. Arriva il momento delle domande. Nel BlizzCon notoriamente ci sta il momento delle domande, cioè della gente va lì e fa domande. Ok, non te blocca. La gente va lì e fa domande e tocca al momento delle domande. E qua c'è la magia, perché arriva sto tizio, maglietta rossa. La maglietta rossa al BlizzCon è un simbolo. Se ti metti la maglietta rossa, qualcosa dentro di te è nel posto sbagliato. Parliamone di questa questione della maglietta rossa. Il Red Shirt Guy, cioè il ragazzo con la maglietta rossa, è un fenomeno noto dei BlizzCon. Era sto ragazzo, particolarmente in sovrappeso, che in diverse occasioni, in diversi BlizzCon, andava lì e faceva domande di World of Warcraft, della lore di World of Warcraft. È un po' come se, per farvi capire, prendo Sabacuno Maiko, ok? De forza, mo carico, gli metto una maglietta rossa e lo porto. Beh, magari io faccio sta astinenza da Dark Souls per un paio di mesi. Però io faccio guardare i video. Lo porto a una convention, ma non è una convention di Dark Souls, è una convention di Dark Souls 2. E gli dico, sei libero. Ecco, il Red Shirt Guy era una cosa del genere. Perché il tipo di domande che faceva erano quelle che potrebbe fare l'esempio che ho appena fatto. Ora, questo tizio invece del 2018, che di cui stavo parlando, non è l'originale Red Shirt Guy, è Red Shirt Guy 2.0. Perché non è in sovrappeso ed è pelato. Allora arriva lì, gli viene dato il microfono e che fa? Prende il microfono, salva tutti. Ma questo è un pesce d'aprile fuori stagione? Ma questo è un pesce d'aprile fuori stagione. Quando tu sei la Blizzard e fai un annuncio al BlizzCon, il luogo più importante per i tuoi annunci, e uno ti domanda: ma questo è un pesce d'aprile, qualcosa è andato storto? E sto tizio era serio? Vociare, ok? Però vociare è condiscendente, non vociare è brutto. Quindi eravamo d'accordo con lui. Allora il tizio, l'asiatico gli fa: no, è serissimo. E un non asiatico gli fa: sarà un'esperienza giocabile su tutti i dispositivi mobili e non è un pesce d'aprile. Ok, i bu proprio, ma non troppissimi, i bu stanno per arrivare. Qua già c'erano un po' di bu, ok? Non troppi. E poi arriva un altro tizio ancora. Meno iconico, d'accordo? È uno streamer di Diablo questo che arriva. Prenderà poi il nome di Bug Guy. Almeno, cioè Red Shirt Guy 2.0 e Bug Guy. Questo è il Bug Guy. Arriva sto ragazzo, si guarda e fa: ma è proprio solo mobile? O c'è qualche possibilità che ho date da giocare a tutti quelli che stanno qua che giocano da computer? Lo guardano. Sarà disponibile per mobile sia iPhone che iOS. Boh, esplosioni di bu proprio, pioggia di coriandoli di fuoco. Quindi non è una buona situazione, ok? In mezzo a sti bu, in mezzo a sta follia, l'asiatico che cazzo pensa di fa? Si guarda intorno e fa: ragazzi, non avete il telefonino? E quello a fianco a lui, il non asiatico: infatti, non c'avete il telefonino. Io muoio dentro, perché quando vieni scelto per fare una presentazione, dovresti essere formato per farla. Non puoi dire: ragazzi, non c'avete il telefonino, davanti a una folla di gente adulta che ha lasciato i ragazzini a casa, ha preso l'aereo per venire in California, magari partendo da, che cazzo ne so, l'Irlanda. E tu gli dici: ragazzi, non c'avete il telefonino. Non c'ho il telefonino, coglione, perché ho speso
quanto un iPhone X per venire qua a vedere. Fottuto ritardato. Mo, che è successo? Ok, boh, ovunque, esplosioni, gente incazzata, è tutto normale. Quello che non è normale è che questa cosa abbia prodotto, cioè è normale, ma è non desiderabile per la Blizzard. Cioè hanno proprio sbagliato. E perché hanno sbagliato? Computer, aiutami. Adesso voi da lì non vedrete un tubo. Vi metterò un'immaginina a mezzo al video per farvi capire. Vediamo se mi fa ingrandire. Ingrandisci! Non mi si fila di pezza. Fatto sta. Quello che è successo, e da cui il termine disastro, è un disastro finanziario. Cioè, la Blizzard, come tutte queste grandi società, ha delle azioni, d'accordo? Le azioni hanno un valore, e il valore di queste azioni, in una certa misura, influenza la ricchezza della società. Che hai? Giorno del BlizzCon pre-questione Diablo. Disastro Diablo, disastro BlizzCon, le azioni della Blizzard stanno a 62 dollari e 80, ok? 62,80. Giorno dopo riaprono i posti dove si fa sta roba e le azioni della Blizzard stanno a 54 dollari, quindi da 62 a 54, ok? 62 a 54 ci stanno 8 dollari di mezzo, è più del 10% di crollo del valore della tua azione. Da così, da mattina a sera, letteralmente da sera a mattina, perché le azioni hanno chiuso alle 4 del pomeriggio e hanno riaperto alle 9:30 di mattina, c'è stato di mezzo il BlizzCon disaster, meno 10%, che è un botto piuttosto grosso. E non sta migliorando, d'accordo? Stiamo sempre lì. Il valore dopo il BlizzCon disaster stava a 54,65, il valore oggi è 55. Ok, non sta a migliorare. E questo drop c'è stato ieri mattina, d'accordo? A oggi non sta migliorando. Ora, drop del genere è grosso, ma sta cosa sta peggiorando. Il valore economico no, sta peggiorando l'opinione delle persone nei confronti della Blizzard. Perché? Che è successo subito dopo? Cioè, visto sto danno, cosa è successo? È successo che Kotaku, ok, la rivista quella delle recensioni, notoriamente non affidabile come tutte queste riviste, Kotaku, IGN, cioè menzogneri e basta, ha fatto uscire un articolo che diceva: dopo la presentazione di Diablo Immortal ci sarebbe dovuto essere un video di Diablo 4, che però non è stato fatto perché i boh. Mo, trovatemi voi in senso a sta dichiarazione, d'accordo. Passa un altro po' di ore, nuovo articolo di Kotaku. No, non ci sarebbe dovuto essere nessuna cosa su Diablo 4. La Blizzard smentisce. Ora, com'è successo che in un arco così breve di tempo questi hanno ricevuto una mail, cioè non hanno fatto un articolo su un possibile leak di Diablo 4 e 5 minuti dopo un articolo sul fatto che questo leak non c'era. Mo, io non sono complottato, d'accordo? Però un sacco di gente è complottata. L'idea che se stanno a fare i complottari, parliamo dei giocatori di World of Warcraft, quindi o vediamo, quindi la complottarietà è esponenzialmente aumentata. Che idea si sono fatti? Che la Blizzard stessa abbia messo in moto questo meccanismo con Kotaku, in accordo con Kotaku, quindi fate uscire un articolo che dice che ci sarebbe dovuto essere un annuncio di Diablo 4 e poi smentitelo. Grazie a questa manovra la rabbia dei giocatori di Diablo si dovrebbe calmare perché così vedono che Diablo 4 era in moto, in più li fai sentire in colpa perché hanno fatto boh. Eccola là, insomma. Non è una gran manovra, ok? Tutta sta storia non è stata una gran manovra.
Ora, non sto qua per giudicare Diablo Immortal, non mi interessa, non ci giocherò, per cui amen. E non c'ho un telefonino performante a sufficienza. Altrimenti ci avrei giocato? Sì. Mo, non sto qua per giudicare questa cosa, sto qua per dirvi quello che è successo. Così, se qualcuno, che ne so, in classe o all'università vi fa: ehi, ma hai sentito del BlizzCon Disaster? Perché si è guardato troppo Salvago Maigo e pensa ad essere intelligente. Voi gli potete dire sì, ciao, e ve ne andate. Cioè, don't talk to me, e ve ne andate, non parlarmi. Detto questo, belle mie, se vediamo. Mi auguro di riuscire a inserire le immagini nel video, ma lo sapete che non c'ho la grande abilità in sta roba. Bye bye, ciao ciao.